Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti in questo messaggio di queste apparizioni tedesche che si chiamano La preparazione in italiano e poi in tedesco non so nominarlo, questa mistica di nome Maria, della divina preparazione, che ha il compito comunque di parlare anche in questa nazione, la Germania, dell'avvertimento universale. Spesso abbiamo portato su questo canale alcuni messaggi e questo mese, nel prossimo mese, riprenderemo una lettura più continua di questi messaggi che sono molto importanti per la nostra conversione. Messaggio della Madonna nel 9 dicembre 2021. Così sopravvivrete in questo tempo. Figlia mia, ti dicemmo che sarebbero arrivati i tempi bui. E tu vedi ciò che accade. Mio figlio viene disprezzato, rifiutato, la sua santa chiesa profanata e calpestata, e colui che dice di essere uno dei suoi non lo è. Egli profana, dice blasfemie e non fu mai fedele e sottomesso a Gesù. Egli serve solo uno e prepara la via al maligno, ma ciò non gli riesce solo in parte. Non abbiate mai paura, mia amata schiera di figli, perché Gesù è e resta con voi. Egli vi guida attraverso questo tempo, ma dovete restare forti e irremovibili e sempre fedeli a Gesù. Non dovete cadere né partecipare alle false messe, non dovete accettare i segni di Satana e dovete restare sempre nascosti, il mio figlio, il vostro Gesù. Così sopravvivrete in questo tempo e la protezione del cielo vi viene assicurata. Resistete dunque, amati figli, perché il tempo che resta non sarà lungo. Andrà velocemente, ma dovete resistere, essere forti, irremovibili e mettere Gesù, il vostro Gesù, al primo posto. A chi si rammollisce, a chi cade, dico, pregate, pregate, pregate lo Spirito Santo in modo che egli vi doni la forza e perseveranza. La vostra preghiera è potente e la vostra preghiera è così importante, soprattutto in questo tempo così disorientante e difficile. Amen. Vi amo molto, resistete. La vostra amorevole Mamma Celeste, Madre di tutti i figli di Dio e Madre della salvezza con Gesù, le schiere angeliche qui riunite e i santi che sono tutti pronti a proteggervi. Amen. In questo messaggio la Santissima Vergine Maria ci parla della massoneria ecclesiastica che è infiltrata nella Chiesa di Roma, massoneria ecclesiastica, un termine che abbiamo memoria attraverso le rivelazioni e le apparizioni della Madonna e di Gesù al sacerdote Don Stefano Gobbi, a cui gli fu rivelato il significato, no? Dell'Apocalisse e della massoneria, perché la massoneria è uno dei tanti tentacoli dell'anticristo, ma la massoneria ha diverse ramificazioni. C'è quella ecclesiale, c'è quella mafiosa e così via. In ogni ambito c'è una massoneria. Allora all'interno della Chiesa c'è questa massoneria che ha preparato le norme per impedire alle persone comunque di darsi la pace, ha tolto l'acqua santa, sta cercando di calpestare la Chiesa in ogni modo possibile. E noi dobbiamo essere bravi, in questo, a pregare e a restare nascosti con Gesù, che deve essere al primo posto. È un tempo questo che dobbiamo lasciare nascosto Gesù nel nostro cuore, ma nascosto nel senso che Gesù attraverso la Santa Eucaristia in modo nascosto cominci a rinnovare le nostre anime dall'interno. E quindi dobbiamo impegnarci durante la giornata, non solo nella preghiera,
ma anche nel parlare, nella propria testa, in tutte le azioni della nostra giornata con Gesù, in modo tale che Gesù possa restare veramente al primo posto nella nostra vita. E quindi lo richiamiamo Gesù mentre stiamo facendo un qualunque cosa, magari dobbiamo cucinare. Allora richiamiamo Gesù nella nostra testa: Gesù, vieni con me a cucinare, vieni con me a stirare, vieni con me a guardarti un film, vieni con me ad avere pazienza, vieni con me a parlare con questo fratello, vieni con me a riflettere prima di dare una risposta a questo post sui social. In questo modo ci impegniamo a mettere Gesù al primo posto e Gesù, che è anche lo Spirito Santo, illuminerà la nostra vita e ci assicurerà attraverso i santi e le sue santissime legioni celesti la protezione in questi tempi finali. Allora non c'è bisogno che gridiamo il nome di Gesù in tutto il mondo, perché dobbiamo vivere il nome di Gesù. Le parole servono a poco. La Madonna, infatti, a Medjugorje ci ha chiesto di essere testimoni con la nostra vita che siamo figli di Dio. Quindi dobbiamo avere un'etica, dobbiamo impegnarci nel sociale, dobbiamo pregare il Santo Rosario o la Coroncina della Divina Misericordia o tutte le altre preghiere con il cuore. Perché le preghiere ci insegnano la vita dei santi, la vita di Gesù, della Madonna, di San Giuseppe, ci insegnano il Vangelo, ci insegnano il Vecchio Testamento. La preghiera ha soprattutto questo scopo, quello di istruirci sulla parola di Dio. E poi è un canale molto potente attraverso il quale la nostra vibrazione, il nostro cuore, il nostro Gesù che è nel nostro cuore, si eleva in tutto il cielo e gli angeli, i santi, che ascoltano i nostri pensieri, ricevono questa energia elettromagnetica, diciamola così, d'amore, dove è presente Gesù, e allora il cielo vede coloro che pregano con il cuore e vedono anche coloro che non pregano affatto, che non ci mettono il cuore, che non richiamano Gesù durante la propria giornata. E richiamare Gesù durante la propria giornata, continuare un cammino di conversione, confessarsi mensilmente, fare tutto con amore, anche in momenti in cui magari possiamo dire qualche parolaccia, non fa niente. L'importante è che Gesù possa essere insieme alla Madonna, possano essere partecipi di tutte le nostre azioni, volontarie e involontarie, durante la giornata. Questo vuol dire vivere nella volontà di Dio. Questo vuol dire vivere nella divina volontà di Dio, che è l'insegnamento che Gesù ha dato a Luisa Picarreta. Questo è il modo di vivere delle anime in cielo. Le anime in cielo non solo fanno la volontà di Dio, ma la vivono. La vivono in tutte le proprie azioni, volontarie e involontarie. E in tutte quelle azioni c'è Gesù. C'è la Madonna, c'è lo Spirito Santo, c'è il Padre. Ogni passo che un'anima fa in paradiso sono intere montagne e pascoli che si riempiono sulla terra di fiori bellissimi. Se tutto, ovviamente, è per la gloria di Dio, perché le nostre azioni sulla terra devono essere per la gloria di Dio e non per un nostro tornaconto. Allora avanti con pazienza, con amore, con perseveranza e preghiamo per i nemici di Dio affinché attraverso la nostra preghiera possano avere una chance dopo che espireranno di andare in purgatorio. Sia lodato Gesù Cristo. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione
e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.